Dal monte Montrone, Oppido domina l'alta valle del Bradano. La zona fu abitata fin da tempi remoti, in particolare dalla civiltà oscolucana, come attesta la Tabula Bantina, il più significativo documento in lingua osca ritrovato nel territorio di Oppido. L'abitato continuò a prosperare durante il Medioevo e fino alla fine del Rinascimento. A quest'ultimo periodo risalgono gli affreschi del convento di Sant'Antonio, opera di Giovanni Todisco da Abriola. Gli affreschi decorano le pareti di tre sale contigue del convento. Sul lato cieco sono raffigurati episodi dell'Antico Testamento, mentre sul lato finestrato sono raffigurati episodi tratti dai Vangeli. Negli spazi residui intorno alle finestre sono dipinte varie figure, tra cui il ritratto di un committente. Tutti gli affreschi sono caratterizzati dal gusto del Todisco per il particolare e per la raffigurazione di abiti e ambienti di epoca rinascimentale. Vi vorrei presentare lo struzzo con cardoncelli e tartufo. Carne di struzzo, funghi cardoncelli, scorzone di tartufo, burro della casa, un po' di sale, olio extravergine, farina tipo zero, un filo d'olio extravergine. Due cardoncelli della casa. Viene un po' di salatura per insaporire la carne. Dopo la infariniamo nella farina, ambedue i lati, e dopodiché la facciamo rosolare bene e alla fine una sfumatura di vino bianco. Di sale e circa 3 minuti di cottura. Il piatto è pronto. Collocata su una piccola altura, le origini di Palazzo San Gervasio risalgono all'XI secolo, quando qui fu eretto il Palatium Regium, intorno a cui si sviluppò l'abitato. Di pregevole valore la quadreria di Camillo d'Enrico, e che qui vediamo ricostruita in 3D, così come appariva alla sua morte. Questa pinacoteca raccoglie tele di autori come Salvator Rosa, Luigi Stanziani, Bruegel, Baldassarre De Caro, Giacomo di Chirico e molti altri artisti di scuola romana, napoletana, spagnola e fiammina. Finalmente, dopo alterne vicende, la quadreria d'Enrico sta per tornare nelle sale di Palazzo d'Enrico. Vi presento la nostra ricetta: fusilli, cacio, pancetta e peperoni bruschi, bollotti, pancetta di nostra produzione, fusilli, peperoni cruschi,
caciocavallo. Tagliamo il cipollotto. Tagliamo la pancetta. Mettiamo un filo di olio d'oliva di nostra produzione. Aggiungiamo i cipollotti che abbiamo tagliato. La pancetta. Facciamo rosolare. Tagliamo la pasta. Una volta pronta la pasta, mettiamo la padella, ci mettiamo il cacio. Per far sciogliere bene il cacio. Prendiamo i nostri peperoni. Il nostro piatto è pronto. Rapone ha origini antiche. Alcuni reperti archeologici ne attestano l'esistenza fin dal VI secolo a.C. Alcune fonti fanno risalire la fondazione di Rapone a Rapo, uno dei valorosi guerrieri che combatterono al fianco di Enea contro Turno, e così cantato da Virgilio nel 10° libro dell'Eneide. A due tolse la vita Rapo, a Partenio e al Gagliardo Orsone. Rapone conobbe alterne fortune a causa della sua posizione su una delle vie di transito verso la parte più meridionale della penisola. Il centro storico è caratterizzato da una piazza a terrazza sull'ampia vallata sottostante. Al centro della piazza vi è una stele sormontata da una croce, che indicava anticamente il limitare del centro abitato. L'esistenza di palazzi signorili è ancora oggi attestata da antichi portali sormontati da stemmi e simboli. Oggi prepariamo il coniglio selvatico marcito alle erbe aromatiche. L'ingrediente principale è un coniglio dissossato, la salsiccia lucana, pane sbriciolato raffermo, uova, formaggio grattugiato, sale, pepe, olio, vino bianco, erbe tritate aromatiche, timo, salvia, prezzemolo, sedano, carota e cipolla. Queste sono le altre erbe aromatiche che vanno messe nella teglia. Prendiamo gli ingredienti e prepariamo il ripieno per il coniglio. Mettiamo il pane, la salsiccia, le uova, il formaggio e imbastiamo il tutto. Prendiamo il coniglio, lo saliamo, mettiamo un po' di erbe aromatiche. Prendiamo l'impasto e lo mettiamo dentro e chiudiamo. Dopo prendiamo una teglia abbastanza capiente che ci va il coniglio, mettiamo l'olio e mettiamo il coniglio a rosolare. Adesso mettiamo le erbe aromatiche, il rosmarino, salvia, alloro, timo e carote, sedano e cipolle. Adesso è pronto per essere messo in forno. Dopo mezz'ora va sfumato col vino bianco e poi cotto un altro 10 minuti ed è cotto. Finalmente a questo punto il coniglio selvatico alle erbette aromatiche è pronto. Lo presentiamo in un piatto di ceramica dell'artigianato locale.
e abbiniamo a questo piatto un aglianico del Vulture, un vino generoso, il Nebbio Grigio. Buon appetito!